Io mi ricordo in Grecia, anche se eravamo poveri, si faceva una vita molto tranquilla. E anche se ho perso presto mio papà, eravamo 5 fratelli orfani, però abbiamo vissuto onestamente, senza dar fastidio a nessuno. Solo loro sono venuti e ci hanno dato proprio tanto fastidio, sradicandoci dalla nostra terra per farci venire in questo maledetto paese dove abbiamo perso tutti i nostri cari. Io spero che non accada mai più una cosa del genere. Era un uomo sicuramente molto, molto riservato, molto essenziale, molto riflessivo, molto legato alla famiglia sicuramente. Quando entravo dentro casa, nella casa dove sono cresciuti anche i miei zii e mio padre, e c'era mio nonno sulla sua poltrona ed era fermo, non si alzava per venire a salutare, si capiva che voleva che tu corressi verso di lui per salutarlo. Poi a sinistra c'era un'altra porta dove metteva dentro questa camera dove dovevano fare la doccia, invece era la camera a gas. Questa camera con le docce erano delle docce finte e la gente quando entrava dentro la prima cosa che faceva cercava di accaparrarsi una doccia, si metteva sotto strofinandosi pensando che da un momento all'altro veniva l'acqua, invece l'acqua non veniva mai. Allora, qui davanti questa porta. Allora. La porta era qua, l'uscita era esattamente qui. Si vedeva soltanto quel tombino dove appunto mettevano dentro questo Cyclone B, il gas. Insomma, era una persona straordinaria, un uomo di una gentilezza, di un essere umano particolare. Però si vedeva, si sentiva sempre che nel fondo di lui c'era qualcosa spento, qualcosa duro, molto duro. Shlomo non ha mai avuto una vita normale. Non c'era nulla, non poteva esserci nulla di normale nella vita di un uomo che ha visto quell'orrore.